La regione punta molto sulla tua, sia a livello gomme, però secondo noi quello che va sfruttato, va potenziato è il settore infrastrutture ferroviarie e per trasporto merci, per trasporto persone, ma con questo investimento di oggi noi puntiamo molto sul turismo. Il turismo è uno delle peculiarità della nostra regione Abruzzo e vorremmo far conoscere quei luoghi che pochi abruzzesi conoscono a tutto il popolo italiano. Siamo ambiziosi, però l'ambizione ci serve per far decollare l'immagine dell'Abruzzo. Appena arrivato in Abruzzo mi sono subito accorto che è una regione stupenda, bellissima e da valorizzare in tutti i sensi. Io mi occupo della divisione ferroviaria, perciò ho approfittato di questa moda, se così possiamo chiamarla, del turismo ferroviario per realizzare delle mete e delle escursioni in tutta la regione che possono valorizzare questi posti che sono bellissimi. È un treno, credo che sia un treno unico, può avere solo una concorrenza con la Fondazione Ferrovie dello Stato. È un treno tutto quanto revampizzato, tutto quanto ammodernato, era dedicato al trasporto dei croceristi VIP tra Civitavecchia e la città del Vaticano, l'interno della città del Vaticano, perciò ha tutto un interno vintage, io lo definirei un piccolo Oriente Express. Il treno è un servizio a mercato, perciò qualsiasi persona o tour operator lo può noleggiare per portarlo in tutte le destinazioni regionali e anche extra regione che verranno reputate come mete di interesse turistico, perciò noi siamo a completa disposizione per il privato, per il pubblico, per qualsiasi altra genere di associazione interessata al turismo ferroviario. È un treno a mercato.